Gli Elohim erano chiaramente degli individui che avevano conoscenze e tecnologia incomparabili con quelle dei popoli che governavano. La Bibbia non ci dice da dove arrivavano, non ce lo dice, quindi su questo bisogna essere chiari. La Bibbia però del Salmo 22 ci dice che al grande capo appartengono la terra con tutto ciò che c'è, l'universo con i suoi abitanti. Quindi la Bibbia distingue tra la terra e l'universo con i suoi abitanti. Quindi questa roba qui è una dichiarazione del fatto che l'universo ha degli abitanti. Il libro di Enoch, il libro etiopico di Enoch, c'è la versione etiopica e la versione slava, è un testo che per noi è cristiani occidentali, è apocrifo, cioè non è da credere vero, per i cristiani copti è canonico, cioè è da credere vero. Enoch è il patriarca biblico di cui la Bibbia ci dice che andava avanti e indietro con gli Elohim, questo è il significato del termine biblico, e a un certo punto gli Elohim se lo sono prese, se lo sono portato via e più nessuno l'ha visto. Esattamente come Elia, esattamente come Mosè. Nei libri di Enoch, versione etiopica soprattutto, ci sono i racconti dei viaggi che lui faceva. E lui racconta anche le cose che gli hanno insegnato dal punto di vista dell'astronomia, perché poi dopo le, come dire, memorizzasse, tant'è che lui teoricamente avrebbe scritto quei libri, mi spiego? Anche se in realtà di quei libri ce ne sono, come dire, versioni in tante lingue diverse con un sacco di varianti, quindi anche lì bisogna fare finta, esattamente come la Bibbia. Cioè facciamo finta che sia vero, perché ci sono talmente tante varianti che... cioè addirittura ci sono delle varianti dove in un punto di un libro Enoch è figlio di Jared, nell'altro punto Enoch è padre di Jared, quindi cioè, Enoch non sapeva neanche se era il figlio o il padre di quello là. Quindi per dire che non bisogna mai prendere nulla per oro colato quando si parla di testi antichi, perché figuriamoci. Nella Bibbia si dice che era figlio di Jared, e tra l'altro la cosa interessante è questa, che Jared, il verbo Yarad nella Bibbia significa discendere. Siccome loro nei nomi, come dire, identificavano eventi importanti, allora quando nasce questo Yared, gli hanno dato questo nome perché può darsi che ci sia stata una grande discesa. Tant'è che dopo nasce Enoch che va avanti e indietro con quelli lì. Quindi magari in quel periodo ne sono arrivati e lui andava avanti e indietro con questi. Quindi la cosa ha un senso. Non so se è vera, perché voglio essere sempre chiaro su questo, la verità la lascio agli altri, io non ce l'ho, per fortuna, perché mi piace vivere nel dubbio. Però comunque è una cosa che ha un senso, c'è una grande discesa, poi c'è Enoch che va avanti e indietro con quelli lì, a un certo punto se ne va. Ora, rimane il problema di spiegare, ad esempio, come noi abbiamo dentro una serie di sequenze geniche che non si sa bene da dove, anzi non si sa da dove arrivino, perché non le condividiamo con altri, e che sono quelle tra l'altro che fanno sì che noi siamo sapiens. Ora, una parte, ripeto, appunto per questo l'ho cominciato a pubblicarlo qui, una parte, insomma, ci sono alcuni che cominciano a dire, beh, se facciamo finta che ciò che c'è scritto nei testi antichi è vero, cioè che sono arrivati dei figli delle stelle, ecco perché all'inizio parlavo degli alieni, sono arrivati dei figli delle stelle che hanno fabbricato l'uomo, e questo ce lo raccontano i popoli di tutti i continenti, quindi non soltanto la Bibbia, per questo dico la Bibbia è uno dei tanti libri, se facciamo finta che, beh, allora possiamo ipotizzare di cominciare ad avere delle risposte per capire da dove ci arrivano queste cose che noi abbiamo dentro e che non sappiamo bene, appunto, da dove arrivano, e però i testi antichi ci direbbero chi è che ce li ha messi. Tracce precise ovviamente non abbiamo le prove, ovviamente anche se l'avessimo il problema sarebbe risolto. Diciamo che la costellazione di Orione è presente anche qui in tutte le culture in varie forme, quindi è un tema che è assolutamente ricorrente. C'è per esempio, non so, nei testi vedici si dice addirittura, appunto, dove ci sono 400.000 nell'universo, ci sono 400.000 specie umanoidi, di cui molte sarebbero arrivate qui sulla Terra, e alcune di queste sarebbero arrivate da una zona che si trova a livello della spalla destra, diciamo, della costellazione di Orione. Quindi insomma ce ne parlano le culture di tutti i popoli antichi. Ora è vero che sono racconti, ovviamente le prove non le abbiamo, però voglio dire, noi celebriamo dei processi e questi processi vengono celebrati su base
di prove a spesso esclusivamente testimoniali, cioè dei testimoni che raccontano, no? E sono ritenuti credibili. Ora, o noi diciamo che nessun popolo dell'antichità era credibile, oppure dobbiamo prendere atto del fatto che i popoli di tutti i continenti ci raccontano la stessa storia. La conferma che tutti ci raccontano in sostanza la stessa storia, in un tribunale normale verrebbe considerata prova sufficiente. Quindi nel libro di Enoch, tra l'altro, c'è scritto così, raccontiamo una piccola curiosità, che quando nasce Noè, cosa che invece questa non c'è della Bibbia, suo padre Lamech guarda Noè, il piccolo, vede la pelle bianchissima, i peli biondo fulvi, cioè quindi tra il rosso e il biondo chiarissimo, gli occhi talmente grandi e chiari da sembrare splendenti, e Lamech dice: ma questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là, e manda a chiedere spiegazioni. Quindi manda suo padre Metushlach a chiedere spiegazioni, e lui riceve spiegazioni dicendo: stai tranquillo, è figlio tuo, ma attraverso di lui, cioè Noè probabilmente è un nuovo impianto che aveva il fenotipo, che noi definiremmo albino, di quelli là. Pelle bianca, occhi chiarissimi, grandi, al punto da sembrare luminosi, e peluria chiarissima. Quindi tipico fenotipo albino. Questo c'è nel libro di Enoch, che per i cristiani copti è vero e per noi è falso. Però tanto è falso e vero quanto la Bibbia, non cambia niente.